Aspetta, Marcos, aspetta, Marcos, smettila. Luana non ti ha detto niente. Ok, non ti preoccupare, Maritza. Sto arrivando. Ciao, scusate, devo andare via. No, non te ne andare, mi ti dispiace, prego. Mi dispiace, Rita, devo proprio andare. Organizza con Pablo il concerto di beneficenza, il mercatino e tutto il resto, ok? Grazie di tutto. Ciao. Che venga con te, Maritza. Non ti preoccupare, ho anche i soldi per il taxi. Okay. Va bene, vengo io con te. Andiamo. Aspetta, aspetta, aspetta. Tu sei mio fratello, dopo tutto, eh? Devi rimanere qui con me per far divertire i bambini. Resta, resta. Ecco, resta. Rita ci ha chiesto di fare un concerto di beneficenza qui. Parlane con lei. Aspetta, aspetta, come un concerto? Non ne sapevo niente. Ma l'ho appena organizzato, non puoi fare nulla tu per beneficenza, posso, Pablo, solo, vero? Solo, potevi dirmelo. Beh, tutto qui. Ma l'ho appena organizzato, te l'ho detto. Ha detto R-Way? No. Sì, è uno di loro. Maritz, rimani a giocare con noi. Mi piacerebbe davvero, ma non posso. Ho trovato, facciamo un gioco, ragazzi, un ultimo gioco. Allora, tutti insieme dobbiamo cercare di imprigionare la strega cattiva e non dobbiamo lasciarla scappare, mi raccomando, capito? Sapete chi è la strega cattiva? Allora, ve lo dico io, Lei! No, Francisco, basta, è finita. Non voglio sentire un'altra parola su mia Colucci. Sì, ho capito, ma perché non me l'hai detto prima? Il fatto è che ho scoperto alcune cose. Te le dirò dopo, non ti arrabbiare, ok? Ok, ok, ciao. Stava parlando con Manuele, l'ho sentito, ho riconosciuto la sua voce. Già? Beh, dai, scopri che cosa gli ha detto, dai. Io? Sì, tu, chi altro? Andiamo, chiediglielo. Ok. Che succede? Francisco, stavi parlando con Manuel, vero? Sì, come lo sai? Ho un ottimo udito. E cosa voleva? Niente, voleva ringraziarmi per avergli consigliato di vedere Amarti fa male. Beh, basta, basta parlare di Manuel, ok? Dai, basta, non è Mia, carino, finiamola. Raccontami un po' di tuo padre e della donna con cui sta uscendo. Ah, beh, gli ho detto che non mi piaceva che uscisse con lei e così l'ha scaricata, tutto qui. Ah, bene. Sì. Beh, quando vedrò il detective gli chiederò se no, sa qualcosa. No, grazie, magari. Sono piuttosto sicura che mio padre non mi mentirà più. Grazie, grazie comunque. Ok. E ti è piaciuto il film? Sì, mi è piaciuto, davvero. Non lo so, è difficile immaginare che ti possa piacere un film così. Beh, veramente amo i bei film. Per esempio, la protagonista mi ha impressionato, incantato. Voglio dire, sembrava una persona così sensibile, così fragile, così dolce. Quello è il tipo di donna che ti piace? Beh, sì, forse è quello che sto cercando. Strano, perché so che tempo fa eri preso da Mia e lei non mi sembra affatto così. Non sarei così sicuro. No, davvero, Mia è una persona tanto dolce, tanto, tanto fragile, così. Va bene, ok. Volevo solo dirti che sono stata davvero bene con te oggi. È ovvio che sei un ragazzo maturo, adulto, non come quegli idioti della mia classe. Ehi, Sol, non mi hai ancora detto del tuo amore impossibile? Sta a scuola? Sì. Beh, deve stare al quinto anno perché a te piacciono i ragazzi maturi, no? Blas, non insistere. Non te lo dirò mai. Eredia! Signor Preside, che ci fa qui, Dunov? Sto lavorando. Mi chiedo che cosa ci fa lei qui con la signorina Rivarola. Perché siete venuti insieme? No, non siamo venuti insieme, no. È che ci siamo incontrati all'ingresso e così siamo entrati insieme. Ah. Non potevo lasciarla entrare da sola. Non stai insinuando che il supervisore... No, per favore, basta, per favore. Vai in camera tua, che è ora già di andare a letto. E lei, signora Eredia, venga con me. Penso che lei ricordi ciò che ci siamo detti sulle ragazze di questa scuola. Io non la voglio vedere vicino a loro. Me lo ricordo, signor Duno. Ogni singolo giorno. Si accomodi in presidenza. Sì. Laura, dov'è Luan? Non lo so, sono appena arrivata e non c'era. Beh, se la vedi, dille che la sto cercando, va bene? Ok, aspetta, Maritza, ti volevo dire una cosa su Laura. Beh, ne parliamo dopo, Laura, Va bene. I ragazzi sono come noi, no? Perché anche loro vanno al bagno insieme. Sì, vanno insieme in bagno. Dai, andiamo in bagno. Ti giuro, io me li immagino davanti allo specchio. Francisco che chiede a Lucas: Odorami, ho un buon profumo. Perché so che Fermi bacerà sul collo.
Veramente non so perché sto ridendo, visto che ti voglio chiedere la stessa cosa. Beh, aspetta, aspetta. La prima cosa che devi fare è rilassare. Ok, mi rilasso. Okay. Ma voglio farti una domanda. Pensi che io gli piaccia? Perché io penso che gli piaccia tu. Ma no, e allora perché avrebbe telefonato a Manuel? Come posso saperlo, Mia? Come potresti saperlo? Gli ha telefonato per sapere come stava andando con te. E lui ha detto, vediamo che cos'è che ha detto. Ciao Manuel. No. Ha detto, va bene, va bene. Sì. Lo pensi davvero? Sì, sì, Feli, dimentica quello che ha detto Miki e soprattutto pensa positivo. Segui il sentiero e non allontanarti dal cammino. Ok, devo seguire il sentiero e evitare di allontanarmi dal cammino. Ma vorrei baciarlo e lui è così freddo. Ecco qua, ecco qua, l'hai detto tu stessa, è freddo. Non ti bacerà se ci siamo anche Lucas e io, no? Non ti bacerà, voi dovrete stare da soli. Ah sì? Vi sentirete più a vostro agio. Come faccio a rimanere sola con lui? E perché ci sto io allora? Per aiutarti, per aiutarti. Ora, quando arriva Lucas, noi ce ne andremo. Sei un genio. Dico davvero, sei un genio. Ma come, non può punire Aguilar? Mi ha dato un pugno in faccia, preside. Lo so. So quello che è successo e so anche come gestire perfettamente la situazione. Va bene. Se pensa che colpire un supervisore non meriti una punizione, lo capisco. Quello che non capisco è perché non punisca Linares. Io non prendo decisioni perché lei le possa capire o non capire. Io le prendo perché lei le rispetti, come un ordine. Ok, bene. Come lei deve rispettare gli ordini del mio amico Eccemendi. Guardi, Heredien. Per sua informazione, in questo momento tutto il potere, ma proprio tutto il potere, è nelle mani di Bustamante, che è molto soddisfatto del mio operato, soprattutto dopo aver represso quegli episodi di disordine del quarto anno. Bene, bene, bene. Da questo momento il mio unico compito sarà proteggere il nostro signor preside. La signorina Miki. Per lei Monica, tu. Mi scusi, Monica è la mia nuova segretaria. Esatto, così per qualsiasi richiesta e o reclamo ci sarò io a partire da domani. Coraggio, andiamo, andiamo, andiamo. Da domani alle 8 mettersi una cravatta, un maglione, continuare a fare il proprio dovere. Siamo tutti felici e contenti, ecco. Fatto. Mi scusi, Miki. Monica, per sì, lei Monica, insisto. Giusto, mi scusi. Non dovrebbe iniziare domani. Giusto, ma ho sempre bisogno di una prova generale prima del debutto. Grazie, Donof. Pensare che mi sentivo solo. Tesoro, non ti preoccupare, Manuel non dirà niente. Penso che qui l'unico a preoccuparsi sia tu. No, veramente non sono preoccupato. Mentre aspettiamo il dolce, ho una sorpresa per te. Che cos'è? È una piccola lista di case. Le persone sposate hanno una casa, dovremmo sceglierla anche noi. Che c'è? Non ti piace la sorpresa? Sì, tesoro, è meravigliosa. Meravigliosa. È che con tutta questa storia di Maritza anche le cose belle sembrano brutte. Amore, Maritza ha appena ricevuto delle notizie davvero scioccanti e deve ancora accettarle, ecco tutto. Però nel frattempo tu non puoi essere così triste e piangere sempre. Va bene, ma pensi che io possa essere contenta quando la mia Maritza non vuole più vedermi? Non vuole vederti per ora. Vedrai, quando avrò fatto chiarezza dentro di sé, ritornerà. E vorrà ritrovare la mamma che ha sempre avuto. Così meravigliosa, così felice, così radiosa. La mamma più bella di tutte. La migliore. Grazie, amore. Non conosco il numero. Non rispondere. No, magari è importante. Pronto? Sì, certo che conosco Hilda Acosta. Che succede? Cosa? Perché non stiamo più insieme a loro? Perché quando due persone si amano, arriva un momento in cui vogliono stare da sole. Mia mi ha detto che preferiva un appuntamento tutti insieme. Però ora sembra che abbia cambiato idea, non credi? Ma perché non parliamo di noi invece di parlare di Mia? E in fondo la notte è appena iniziata e noi dovremmo pensare a dove ce ne andremo. Dove? Non lo so, dimmelo tu, sorprendimi, dove ce ne andremo? A scuola. Che hai intenzione di fare? Il mio passato. Cosa? Non capisco, spiegami perché.
Non devo spiegarti niente, lasciami in pace, va via. Che cosa è successo? Ora conosco la mia storia. Ed è molto peggio di quanto immaginassi. Ecco perché voglio bruciarlo. Ok. Se vuoi bruciarlo, ti aiuterò. Ma anche se brucerai tutti questi fogli, non riuscirai comunque a cancellare il tuo passato, Luan. Ok? Ma se tu vuoi, io li brucerò. Vico, hai fatto presto, eh? Visto? Com'è andata? È stato bellissimo. Ti dico solo che il film che abbiamo visto, Amarti fa male, è impressionante. Mm. Una storia d'amore bellissima, tanto che abbiamo finito tutte per piangere. Io penso che dopo Romeo e Giulietta questi film sono tutti uguali. No, no, credimi, questo film è diverso. Inoltre non puoi immaginare dove è stato girato. Le immagini, devi vederlo, sono sicura che ti piacerebbe. Sembra davvero bello. E piuttosto, se è davvero un film così romantico, credo che a Dani potrebbe piacere. E tanto Giulia Morale ha bisogno di uscire. E tu potresti venire con noi. Se ti è piaciuto così tanto, puoi vederlo un'altra volta. No, assolutamente no. Aspetta. Perché ti comporti in questo modo quando parlo di Dani? Conosci la risposta. Meglio se lasciamo stare, ok? Va bene, ok. Lasciamo stare. Ma che cosa è da fare ora? Sto andando in laboratorio a prendere dell'ammoniaca. Ammoniaca? A che ti serve? Devo dare una lezione a quella strega di Sol che ha usato il profumo di Mia. Allora ti piace proprio metterti nei guai, eh? Mia può comprarsi tutti i profumi del mondo. No. Il fatto è che se voleva usare il profumo di Mia, doveva chiederglielo, giusto? D'accordo. È giusto difendere i propri amici. Proprio come io faccio con Dani. È una regola che non si dovrebbe dimenticare proprio mai. Ok, non volevo dirlo. Mi stai prendendo in giro, perché se è così me ne vado. No, ma che dici? Ok. Ma se tu vuoi, posso offrirti qualcosa di meglio dell'ammoniaca da mettere nella bottiglia. Ah, sì? Cosa? Ok. Fammi capire. Allora, dimmi. Su questo foglio c'è il nome di tua madre. Non chiamare quella strega mia madre. Va bene, c'è scritto anche perché ti ha abbandonata. Sì. E non posso crederci. Non mi ha abbandonata perché non aveva la possibilità di mantenermi. Quell'idiota era più che benestante. Va bene, Luan, forse era troppo giovane, non sapeva come fare con un figlio. Però sapeva bene come abbandonarlo. Penso che mi abbia lasciata perché un figlio le avrebbe complicato la vita. Non c'è altro da dire. Sì, hai ragione. Sai una cosa? Ci sono madri che non meritano di essere madri. Prima fra tutte, Sonia. Sonia ti ha tenuta con sé? Sì, ma mi ha mentito tutta la vita, Luan. Secondo me è meglio qualcuno che ti mente, piuttosto che qualcuno che ti abbandona. Posso sapere che cosa state facendo a quest'ora? Nulla, stiamo solo chiacchierando, è forse vietato? Spirito, stia calma. Inoltre lei non dovrebbe essere nella scuola. Sono solo venuta a prendermi i vestiti. Non ce n'è bisogno, le hanno tolto la sospensione. Cosa? Sul serio? Sì, è stata fortunata. Ma ad oggi stia molto attenta a quello che fa con me. È chiaro? Sì. E vedo che proprio non riesce a dimenticare il suo passato. Quanto si era sbagliato, mio padre. Non sei affatto coraggiosa. Aspetta, c'è una cosa che non capisco. Di che cosa sta parlando? È impazzito, forse? Hai tempo? Così te lo spiego. È ovvio, certo che sì, voglio sapere tutto, ti pare? Prestami il tuo cellulare, chiamo tua madre e le dico per che resto. Per prima cosa, se è per Sonia, io non ti presto un bel niente. Prima raccontami tutto e poi vediamo. Forza. Dai, dimmi che significa. Sicura? Certo che sono sicura. Piano, andiamo. Piano. Non sono una vecchia signora. Piano, questo vogliamo fare. Così, davvero. Dammi retta, rilassati un pochino, Hilda. Ma io sto bene, ho detto che sto bene. Hilda, ti prego, bene. Non ti ricordi che la polizia ci ha chiamato per dirci che stavi girovagando completamente persa ieri sera tardi? No, le cose non sono e andate sono così. Ah, no? Allora dici cosa è successo. Sono uscita da scuola, ho fatto una passeggiata fino a quando un ufficiale mi ha portato alla stazione di polizia. Sì, ma solo perché tu gli avevi detto
che non ricordavi il tuo indirizzo. Non è vero, gli ho dato il tuo numero di telefono per farmi venire a prendere. Hai ragione. È la verità. Ma ora devi farmi un favore. Sì, che cosa? Mi prepareresti una tazza del tuo tè speciale? Sì, dammi un minuto. Non sono né stupida né sorda. Ma certo. È anziana, qualche problema c'è? Aspetta un attimo. No? Sì? Non mi piace che mi si parli all'estero. No, noi non stavamo. No, non stavamo. Io ho ancora una buona memoria. Mi chiamo Hilda Costa, vedova di Ilario Pueyrredón. Sono l'insegnante di storia alla scuola Elite. Mi sveglio molto presto e sono ordinata. E non sopporto i quadri storti. Ah. Ora vuoi che ti ripeta la vita di Juan Manuel de Rosas? No. Appena abbiamo lasciato Feli e Francisco, ho detto a Lucas che avevo un forte mal di testa e lui mi ha dato un passaggio. Scommetto che Lucas ha provato a baciarti e tu non gliel'hai permesso. Io non sono una ragazza facile. E com'è andata tra Feli e Francisco? L'unica cosa che so è che quando sono arrivata qui Feli non c'era, quindi... Davvero? Chissà dove l'avrà portata, sì, che bello! Sì, sì, spero che inizino ad uscire sempre insieme. Sì, speriamo. Ah, ho dimenticato di dirti che... Che è successo? Non credo che Sol userà il tuo profumo tanto a lungo dopo quello che ho fatto. Davvero? Già. Che cosa hai fatto? Che è successo? Dimmelo. Allora... il tuo profumo l'ho messo in un'altra bottiglia. Non l'ho buttato, non ti preoccupare. Il Rocco mi ha aiutato a mettere... No, non voglio, non voglio. Feli. Non voglio. Feli, che succede? Che ci fai qui? Feli. Svegliati, Feli. Stavi piangendo nel sonno. Che è successo? Stavo sognando Francisco. Ma erano lacrime di gioia, giusto? No, di tristezza. Ieri sera ho passato la peggiore serata della mia vita. Perché, Feli? Che ti ha fatto Francisco? Quando siamo rimasti soli, non so che cosa gli ha preso. Mi ha lasciato tornare a piedi. Miki ha ragione. Francisco non sente niente per me. No, no, senti, no. Miki si sbaglia. Non pensare alle sue parole. Mia! Avrebbe potuto almeno offrirmi un caffè. Non lo so, ci potevamo fermare da qualche parte a prendere almeno un gelato, non lo so, qualsiasi altra cosa. No, e lui non ha fatto niente. Parla piano, parla piano, potrebbero sentirci. E forse ha semplicemente finito i soldi, non lo so, tu che ne pensi? Certo, certo, i ragazzi sono così. Pensano che le ragazze non li considerino se non hanno i soldi, sì, giusto? Potrebbe essere questo il motivo, vero? Sì, Feli, ma non preoccuparti, stai tranquilla, perché io e Vico lo terremo d'occhio e cercheremo di capire i suoi veri sentimenti per te. Datemi un abbraccio grande. Sì, andrà tutto bene. Che scena deprimente. Tu sei molto più deprimente, lo sai? Su, andiamo. Andiamo, Feli, andiamocene. Forza, dai, andiamo. Dove andiamo? Dai, andiamo, forza, sbrigati. Voi siete pazze. È l'odore del tuo corpo, non è il mio profumo. Hai appena indossato una nuova fragranza. Pipi de Rocco. No, no, non è possibile. Oh, che odorino, sai, è proprio giusto per la tua pelle. Mi farò cuocere tutte e due fuori di qui. Che orrore, per favore, Pilar, vieni qui, aiutami. Smettila di urlare, Sol. Ma che cos'è questa puzza? È terribile. Mi sono messa la pipì come profumo. La pipì? Per quale motivo sei impazzita? No, non me ne sono accorta. Ma come hai potuto non accorgerti di una cosa del genere? Non lo so, ma ti prego. Dobbiamo pulire la stanza, l'odore è fortissimo. Qualcuno mi aiuti, per favore. Non essere così triste, Laura. Sai una cosa? È la prima volta che vado d'accordo con mia sorella. Io non voglio rovinare tutto. Allora smettila di contraddirla e lasciale trovare la sua vera mamma. Fare cosa, Maritza? Perché mai dovrebbe cercare una donna che l'ha abbandonata? No, io non... Sono completamente d'accordo. Le donne che abbandonano i propri figli sono le peggiori. Bisogna lasciarle queste cose. Hai ragione. E questo hai ragione. Ragazze, ve lo chiedo per favore, potete aiutarmi a fermare Lola? No, non contare su di me. Io credo nella verità, non mi importa niente. Luan, ti aiuterò io. Grazie. No. Tieni. Grazie. Come stai? Bene, sono quasi morto, ma bene. E tu? Cerco di sopravvivere senza di te. Lola, non dire così, mi fai stare male, dai. Ok, non dirò niente. Ti è stato utile il file? Sì.
per rovinarmi la vita. Eccoti qui, ciao Lola. Pablo, ti stavo cercando, ci sono novità per la band. Cioè? Sabrina è venuta ieri sera per dirmi che suoneremo in un pub davvero alla moda. Bello, quando? Venerdì sera. No, venerdì no, è impossibile. Perché? No, dobbiamo andare a suonare nella casa dei bambini dove mi ha portato Maurizio. Bene, non ti preoccupare, chiamo Disdico. No, no, piuttosto disdico io per il pub. No, lì verremo pagati, noi abbiamo bisogno sì, di... Sì, lo so, ma mi dispiace far rimanere male i bambini. Disdico il pub e basta, se mi dai il tuo telefono la chiamo. Com'era il numero? No, è meglio di no. Ci hai ripensato? No, no, lei sta venendo qui, glielo dirò di persona. Ricordati che per le ragazze è ancora Johnny il nostro manager attuale. Sì, sì. Non ho mai avuto una madre. Va bene, ok, ma tu ora devi calmarti, eh. Che succede? Ho saputo che voi ragazzi vi esibirete venerdì sera e volevo darvi una mano. Ah, sì, grande. No, no. Sì. No. Perché no? Perché no, è un idiota, ecco il perché. Non sono un idiota, sono tuo fratello non e voglio aiutarti. Non dire che sei mio fratello perché va non bene, lo sei. Finitela, ogni volta che cerca di aiutarti tu lo fai fuori. Scusa, Maurizio. Che c'è? Pablo ti ha detto che c'è un incontro con Sabrina. E perché proprio con Sabrina? Perché, ecco, il fatto è che Johnny è molto occupato e ha delegato Sabrina. E così sarà lei a parlarci. Posso venire anch'io? No. Aspetta, aspetta. Che cosa ho fatto per meritare questo? Grazie a te, Sol non ruberà più il mio profumo. Vico mi ha raccontato tutto, sei un genio. Il profumo! Ma come sono ti è venuto in mente? Sono già, Feli è strana con me. Come strana? Non lo so, forse si aspettava che dicessi qualcosa. Aspetta un attimo, sei sicuro di non aver fatto niente di male? Sì, certo, non che io sappia. Allora non so cosa dire. Ho paura che se la sia presa per qualcosa che ho detto, sai quanto è sensibile. Mi dispiace che sia arrabbiata con me. Miki! Oh, mamma mia, che spavento! Un caffè, per un minuto basta. Senti, pulire. Bello, se tutto va come deve andare, io non resterò qui un giorno di più, quindi farai meglio a stare calmo. Calmati, non puoi prendertela in questo modo per le parole di uno stupido. Come stupido? Ma no, tesoro! Il fatto è che praticamente tra pochissimo verrà attribuito alla sottoscritta un nuovo incarico in questa scuola, una promozione, che ne dite? Una promozione? Ah, sì. Come una promozione? Come? Non sapete niente? No. Pablo ha compilato tutti i documenti che gli ha dato. Ah? Si è lamentato? No, no, no. Si è solo arrabbiato con alcuni compagni di scuola, ma solo perché mi stavano dando fastidio. Fastidio? Certo, perché sei molto carina, Consuelo. Beh, non dica così. Mi fa arrossire. Beh, Consuelo, rilassati pure ora. L'interrogatorio è finito. Puoi andare. Ah, allora vado. Ah, che stupida. Me ne ero dimenticata. Pablo è andato alla casa dei bambini l'altro giorno per dare una mano. Pablo? Davvero? Sei sicura? Non era uno scherzo? Ah, no, no, signore, non direi. È che sono sorpreso da questo suo atteggiamento positivo. Ma è meglio così. Ascolta quello che ti dico. Lascia che la stampa si interessi a questa cosa, ma come se fosse una cosa inaspettata. È positivo anche per la mia immagine se il mio figlio fa beneficenza, no? Certo, sì. E di a Pablo che deve venire con me venerdì sera per una inaugurazione. No, no, signore, non è possibile. Suo figlio ha un altro appuntamento venerdì. Che appuntamento? Si deve esibire con la sua band, gli Airway. Che cosa? Quando tornerà, Caffè? Forse non tornerà, forse il padre di Agustina lo sta rincorrendo. Te lo immagini, Caffè che corre in mezzo alla strada e lui dietro. Belen, Belen, ti stavo cercando. Hai sentito che cosa Pilar, è successo? Pilar, puoi dirmi che cosa è successo a Sol? Forse ti sei dimenticata che io e te non siamo amiche. Perché non lo chiedi a lei? Facciamo parte dello stesso gruppo, il top group. Errore, facevamo parte dello stesso gruppo, poi siete rimaste sole. Sì? Grazie per aver colpito Consuelo e grazie per quella stupida storia della strega che ti sei inventata. Povera Consuelo. Si chiama Consuelo. E tanto per ricordartelo, lei è la mia segretaria personale, quindi basta. Una stupida assistente personale per uno stupido capo, grandioso. Non credo proprio che sia stupida, lei lavora per il governo. Beh, in realtà è normale che la odi perché è molto più bella di te e più alta. Maurizio, ho una bella notizia per te. Mia madre e le sue amiche hanno deciso di aiutarci. Che succede? Sono brutta, Javier, sono brutta io. Perché me lo chiedi? Sei la ragazza più bella della scuola. Niente, grazie. Ragazzi, grazie. È successa una cosa incredibile. Gloria sta lasciando la scuola.
Posso credere, ho fatto due docce e c'è ancora questo odore. Ma io non sento nessuno odore. No, non c'è niente da fare, ho bisogno di fare un'altra doccia. No, non hai bisogno. Dimmi chi ti ha fatto questo... No, ne dubito. Non farai mai niente alla persona che mi ha fatto questa cosa. Fernanda, per fortuna ti ho trovato, ti devo parlare. Ti stavo cercando. Che è successo? Dimmi. Avanti, racconta. Mia ha saputo che ho usato il suo profumo e ha riempito la bottiglia con la pipì di Rocco. E tu te la sei messa addosso. No, non dirlo, mi fa schifo. Senti, che schifo. Non so, te la sei messa addosso. Senti l'odore, senti, senti. No, no, Fernanda, no, no. Sei una mia amica, odora per sentire se puzzo. No, non mi pare. Ok, bene, allora, allora adesso dobbiamo occuparci di quella strega di Mia. Dobbiamo incontrare il top group al completo. Dove sono? Il top group non esiste più. Pilar ci odia. Già, giusto. Con la storia di Blas mi ero completamente dimenticata. Che mi dici di Belen? Belen è dalla parte di Pilar. È un'idiota. Non potresti chiedere a Blas di darti una mano a vendicarti, Fernanda, di Mia? Sei stupida o cosa? Con lui sto giocando il ruolo di vittima, lo capisci? Va bene. Va bene, non importa. Se il top group non esiste più, dovremo occuparcene io e te. Ti rendi conto che Pablo fa ciò che vuole o no? Calmati, ti prego. Probabilmente la segretaria si è sbagliata. No, non si è affatto sbagliata. Le ho detto di scriversi sempre tutto in modo da non avere problemi. Va bene, d'accordo. Ma magari... ma magari Pablo stava per dirtelo. Ines, ma che vuol dire che stava per dirmelo? Tu non lo conosci. Sa perfettamente quello che penso della musica, del rock and roll sì, e del suo gruppo. Sì, ma tutto questo è pazzesco. Ogni ragazzo della sua età sogna una rock band. È normale. Perché non lo lasci cantare? Magari è una passione temporanea. Ines, niente da fare. Detesto quando fa le cose e me le tiene nascoste. Se pensa di essere più intelligente di me, gli dimostrerò che si sbaglia. Io ho intenzione di combatterlo con le sue stesse armi. Che cosa hai intenzione di fare? Voglio fargli vedere chi è il più forte. Ma perché non si... Signori! Non ho assolutamente nulla da dire riguardo il personale di questa scuola. Ma noi vogliamo sapere perché se ne sta andando. Insomma, Gloria non è più una di noi. Noi la conosciamo dalle elementari. Sì, ci preoccupiamo per lei. Ah, bene, almeno vi prendete cura di qualcuno. Bustamante l'ha licenziata. Nessuno ha licenziato nessuno qui. Ci siamo capiti? Per favore, porterò i vostri saluti a Gloria. State tranquilli, sì, lo farò. Ma io odio questo genere di proteste. Dovreste saperlo e basta, no? Ma non ci viene nemmeno a salutare. Questa non è una cosa che ti riguarda. Andate via subito, qualcuno rimedierà. No, no, Gloria, non dovete mandare via. Silenzio, silenzio, e state composte. Ma tu guarda. Ogni volta che vengo a parlare con lui... Silenzio, in ordine, in fila. Non posso crederci. Sono veramente incorreggibili, eh? Che succede ora? Perché fa così? Non riesce a capire che i ragazzi le sono affezionati? Per favore, si faccia gli affari suoi, va bene, va bene. No, però non è giusto. È normale che i ragazzi provino affetto per Gloria. Perché non lascia che la salutino, no? La prego di farsi gli affari suoi e tanto perché lei lo sappia, quando si tratta di adolescenti c'è una regola d'oro. Quale? Non ascoltarli. Perché? Perché sono lupi travestiti da pecore. Non fanno niente per niente. Approfittano di ogni inezia per avere una scusa, per non studiare. Non sono d'accordo. Stanno solo esprimendo i loro sentimenti. Lei non è qui per essere d'accordo o meno con i miei ordini. Mi sono spiegato? Attenzione, regola numero uno. I miei ordini non si discutono. Attenzione, regola numero due. Dimenticare Gloria immediatamente. E infine regola numero tre. Stare lontani dalla mia porta. Peralta Ramos. Presente. Rivarola. Rivarola non c'è, professoressa. Chi l'ha autorizzata a non esserci? In realtà non lo so, ma se è fuori forse è perché ha avuto un piccolo incidente. Cosa le è successo? Beh, non so come dirlo senza farlo sembrare brutto. Ma Rivarola si è spruzzata addosso... la pipì. Sei una strega! Per favore, cara, non inventarti cose per prendere in giro la tua compagna. Io? No, non sto mentendo, no. No, no, solo davvero ho avuto questo piccolo incidente. Non puoi immaginare che cattivo odore. Ma come è potuto accadere? Io non capisco. Beh, sembra che Sol abbia visto alcune rughe sul viso e così... No, professoressa, non ha le rughe. Basta! Silenzio! Ora, parliamo.
parliamo di cose più importanti. Spero che siate tutti pronti per il test, vero ragazzi? Sarà piuttosto difficile questa volta. Professoressa! Ma così ci rovina la media. D'accordo con il professor Andrade, sarete tutti giudicati in maniera imparziale. Ma non pensate che chiuderò un occhio su eventuali errori, perché non lo farò. Permesso! Come va? Ma... permesso? Scusi, lei chi è? Studenti, studenti! Scusate! Chi è lei? Piacere di conoscerla, io sono Miki, o Monica, come preferisce. Come sta, cara? Un bacio? Due. Come fanno i francesi? Sono l'ex responsabile del bar, futura segretaria del signor Dunoff, credo da domani, può darsi. Scusi? Perché lei è qui? Signor Dunoff poco fa mi ha chiesto di portare una piccola cosa ai ragazzi. È possibile? Possibile, sì? È possibile. Ah, è molto gentile da parte sua, mi va scusi. Bene. Ragazzi, questi sono da parte di Gloria. È chiaro? Sì. Mi scusi? Sì? Dunoff l'ha mandata a distribuire delle gomme da masticare nella mia classe? No, no. Sì, certo, vedi, ragazzi, per favore fate silenzio. Si tratta soltanto di un piccolo premio per tutti coloro che hanno messo a tacere la protesta studentesca di qualche giorno fa. Prendete, ragazzi, prendete, sono le vostre preferite. No, no. Ne prende una anche lei, ecco. No, no, no. Permesso? Sì, sì, vieni, Consuelo, vieni. Scusi, mi ha fatto chiamare? Sì, siediti. Che succede? Ho fatto qualcosa che non va? No, va tutto bene. Nessun problema. Stavo solo pensando a quello che mi hai detto riguardo mio figlio e la sua rock band. Ah, gli R-Way. Sì, gli R-Way. Ho intenzione di chiederti di scoprire tutto. Dove hanno suonato, dove hanno intenzione di suonare, chi è il loro agente, dove provano, dove vanno, beh... tutto quello che riguarda la band. Voglio che tu mi tenga informato, ok? Magnifico. Pablo sarà felice di sapere che suo padre si interessa alla sua carriera di musicista. No. Pablo non deve sapere nulla di questa cosa. Voglio fare tutto di nascosto per sorprenderlo, capisci? Ah, che cosa carina! Io adoro le sorprese. Inoltre, beh, Pablo è così dolce che merita di essere aiutato. Sì, sono d'accordo. D'accordo. Non sa che ora si libera il dottor Terrera? Cosa? Non voglio un appuntamento, voglio sapere qualcosa riguardante una nascita avvenuta 13 anni fa. Ok, bene. Non lo so, chiamerò più tardi. Grazie. Cosa vuoi? Niente, sto aspettando il telefono. Ah, ok. Lola, che c'è che vuoi sapere? Io? Niente. Non fingere. Lo so che stai cercando la tua vera mano. No, non dirmi che te l'ha detto Laura, perché sì, sarebbe davvero troppo. Sì, me l'ha detto Laura. Però lo ha fatto solo perché sa che tutte e due abbiamo lo stesso problema. Anche tu sei stata adottata? No. Non l'ha detto perché sono stata adottata. L'ha detto perché sono stata abbandonata, come te. Tu sei stata fortunata, però. Alla fine poi qualcuno ti ha adottata. Io invece sono stata gettata in mezzo alla strada e messa in un orfanotrofio. È così triste. Triste è saperlo solo ora. Se tu lo avessi saputo prima, avresti avuto più tempo per cercare la tua mamma. Cercare quella strega che mi ha abbandonato. No, Lola. Non mi interessa. Tu dovresti pensarla come me. No. No, non posso. Devo sapere da dove vengo, mi capisci? Credo che senza la verità non posso più vivere. Sì, certo che puoi vivere. Tu puoi vivere alla grande. Devi solo pensare che la donna che ti ha abbandonato è morta. Che non esiste e che non è mai esistita. In questo modo puoi vivere. Mi dispiace disturbarvi, ragazze, ma sta iniziando un'assemblea all'ingresso. Ah,
Ci vediamo lì. Che succede all'ingresso? C'è una riunione. Vieni con me? No. No, 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 vai. Arrivo tra un minuto. Ah, non puoi immaginare quanto io sia felice del fatto che lei stia per iniziare una nuova vita. Se non ho detto nulla prima è solo perché sono stato preso alla sprovvista. Va bene, signore, va bene. Il mio sogno sta per diventare realtà. Il suo sogno? Sposarmi in abito bianco, in chiesa. Eh già, il sacramento del matrimonio, giusto? Grazie per tutti questi anni di servizio, Gloria. No, grazie a lei, signore. L'unica cosa che rimpiango è non essere riuscita a salutare i ragazzi. I ragazzi? Ma per favore, Gloria, ha detto tra noi. Sì. Ma non si era stancata di loro, eh? Sì, però ora che so che non li rivedrò mai più, mi dispiace tantissimo. Per favore, non mi diventi triste, non faccia il baroncio. Sa come sono i ragazzi, ogni cosa che succede per loro è solo una scusa per non studiare. Gloria! Sì, Gloria! Che sta succedendo? Per favore, non andate. Siete impazziti? Questo è il nostro modo di salutare Gloria. Ciao. Davvero pensavi che ti avremmo lasciato andare via senza salutarti? Non vi lasceremo andare via tanto facilmente, intesi? Basta, basta, basta così. Date lo striscione e venite a baciarla, ma veloce, basta. No, eh? No, come basta? È il momento di un po' di musica, dai! Spegnete la musica! Basta, spegnete tutto! Non siamo in discoteca! Brava Gloria, dai! Venga, signor Donner, ci perderemo la festa! Dai, solo un minuto, vieni! Non entrerò nella camera di Pablo. Dai, vieni, c'è qualcosa che ti piacerà, entra. Che cos'è questo? Javier, lo hai fatto tu? Sì. E perché? Beh, volevo farti vedere che bella persona sei, sia dentro che fuori. Grazie, grazie, che strano. Sei la ragazza che ho sempre sognato. Hai sempre avuto incubi o sbaglio? Tu mi sognavi? È divertente. Mi sono innamorato di te. Tomas e le ragazze del quinto anno sono qui e andiamo a ballare. Voglio. Ti devi dimenticare Pilar, capito? No, andiamo non voglio, a divertirci, mi manca molto, sai. Che succede? Sono preoccupato. Sembra che Feli sia arrabbiata con me. Perché non vai a chiederglielo? No, perché se è arrabbiata con me potrebbe cacciarmi via. Ma se non ci provi non saprai mai la verità. Dai, amico, vai! Francisco, non smette di guardarti, Feli, lo sai? Lascia stare, non mi importa niente, perché dopo quello che è successo ieri non vorrò più vedere. Non lo so, ma se fosse vero non verrebbe da te, no? Giusto? Feli, vuoi ballare? No, perché sto parlando di cose importanti con le mie amiche, perciò fattene. No! Non è vero, che dici? Andiamo, Vico? Giusto, noi ce ne dobbiamo andare, ciao! Voi. Vuoi ballare? Ti prego, fa che quei due si mettano insieme, ti prego, fammi questo piccolo favore! Ok, se tu non provi nulla per me va bene. Mi importa davvero molto di te, ma come amico. Non vedi che sono uno stupido? Sono un idiota! No. Come potevo pensare di interessarti? No, non sei sì, uno stupido, uno stupido, uno stupido, uno stupido. Sei la persona più dolce e gentile che io conosca. Ma sono anche un idiota, giusto? Come ho potuto pensare di diventare il tuo ragazzo? Niente ha più senso per me. Mi sento così confusa adesso. Tu pensi solo a Pablo? No, non dire queste cose, non è vero. Sto pensando a mio padre, a Sonia,
Non sto bene, lo sai che non sto bene. Ok, ma pensaci, pensaci. Non lo so, forse in futuro. Prendiamoci un po' di tempo. Magari possiamo provare a stare insieme. Javier, che ne dici? Javier, io preferirei che continuassimo ad essere amici. Come ora, come abbiamo fatto fino ad ora. Non lo so se riuscirò ancora ad essere un tuo amico. Sì, sì, no, per favore, tu questo, devi farcela, devi farcela. Tu sei importante per me. Ho tanto bisogno di te ora. Aspetta, aspetta, aspetta. Che c'è? Voglio dirti una cosa. Al di là dei miei sentimenti per te, voglio che tu sappia che sei una persona speciale. Puoi dubitare di tutto, tranne che di questo. Tomas! Tomas, vieni qui, balla un po' con me e poi vai a ballare con la fidanzata. No, io non ho una fidanzata. Dire che non hai una fidanzata, tu non ti hai mai detto che con Pilar è finita. Finita. No, non può essere vero, aspetta. Pilar! Pilar! Vieni qui. Venite qui tutti e due. La mia ultima missione come segretaria di questa scuola è farvi stare occhi negli occhi almeno per un minuto. Se non lo farete vi darò una nota di demerito. Intesi? E non barate, eh? Gloria! Gloria! È fuori di testa, che le è venuto in mente? Dici. Signore, mi sembra adeguato? Vi sembra corretto quello che state facendo? Sì, sì, papà, lasciaci vivere la nostra vita felici e contenti. Avanti, bacio a Regia, è tutto sotto controllo? Affido a lei questi scalmanati. Io vado fuori. Va bene, mi raccomando. Presto. Sonia! Sono così felice che tu sia venuta. Amore mio, non potevo perdermi una cosa del genere. Invece sono venuta. Che ci fai qui? Perché sei venuta? Per spiarmi? No, sono per salvare Gloria. Sai una cosa? La vuoi proprio sapere? Io sto molto meglio con mio padre. Sonia! Sonia, vieni! Ciao, Mickey. Ciao. Grazie per avermi detto di Gloria. Sai, mi ha sempre aiutata a tenere sotto controllo Hilda e... Hilda, perché? Sono molto preoccupata. Vedi, il fatto è che sta avendo parecchi problemi di memoria. La sta perdendo. No, sul serio? Sì, sì. Sì, la notte scorsa la polizia l'ha riaccompagnata a casa. Hanno detto che si era persa per la strada, ma lei nega tutto. È sempre così testarda. No, no, non preoccuparti. Ora che sarò la nuova segretaria ti aiuterò io a tenere Hilda sotto controllo. Grazie. Coraggio! Quello di Hilda non è un grosso problema. No, è che mi sono appena scontrata con Maritza. No, non mi dire, l'ha fatto di nuovo. No, no, non l'ha fatto stavolta. Mi ha parlato e mi ha gettato addosso tutto il suo odio. Io non ce la faccio proprio più. Ho finito le lacrime, credimi. No, basta, no, 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 basta. Non potete andare avanti così. Non potete continuare a farvi del male in questo modo. Non so che cosa fare. Guarda, c'è sempre qualcosa che si può fare. Avanti, andiamo. Dici? Oh, io il rimedio. Per tirarci sul morale, dammi retta e... Ma non era per la festa? Ne prendiamo solo un po', e l'amicizia sì, che conta. Mi fa venire fame, lo sai. Andiamo, sì. Andiamo. Ho proprio voglia di mangiare una bella fettura. Ecco, sì, lo faremo. Ragazze, per caso avete visto Javier? No, 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 no. Mia, e tu? Mia, puoi smettere di guardarlo come un idiota? Non ci credo, non si è mai comportato in questo modo. Bene, preparati perché il meglio deve ancora venire. Perché? Guarda. Lo so,
Sabrina, grazie, puoi andare. Che fai? Manuel, fai, noi dobbiamo parlare. Scusa, non lo vedi che sta con me? È urgente. Sì, vengo. Torno subito, dai. Torno subito, un momento. Andiamo, andiamo. Spero tanto che lo prenda a pugni in testa. Già, anch'io. Ragazzi, mi mancherete tantissimo. Gloria, ti auguriamo di essere tanto felice. Grazie, grazie. Sapete una cosa? Se il mio sogno si sta realizzando, è anche merito vostro. Perché voi mi avete insegnato a non rinunciare mai ai sogni. Oh, e adesso a chi daremo fastidio in segreteria? Tesoro, ti voglio tanto bene. Voglio bene a tutti. Io voglio chiedervi di fare un applauso a Gloria. Sì! Quello che mi ha chiesto. E cos'altro c'è? Navigando in internet ho trovato alcune informazioni interessanti sulla band di Pablo. Ho scoperto una cosa incredibile. Quindi si esibivano in segreto. Ma Pablo quel giorno doveva essere a Bariloche. Mi ha ingannato. No, non dica così, signore. Pablo è un ragazzo molto indipendente. Sono sicura che non voleva crearle dei problemi. Allora, qual è la sorpresa? Ascolta, Consuelo. Se ti dico che non voglio dirti una cosa, è meglio che non insisti. Ti consiglio di non farlo. Non c'è niente che mi faccia arrabbiare di più, capito? Tutto chiaro? Ora vai, Consuelo. Con permesso. Stavolta hai esagerato, Pablo. Mi mancherà, Gloria. Sì. Ragazze, vi ricordate tutta la storia con mio padre? Sì. Ma sapete per quale motivo Gloria ha deciso di andare via? Perché un suo vecchio amore è ritornato e gli ha chiesto di diventare sua moglie. È così bello. Spero che a me non capiti. Perché, scusa, per colpa di Manuel? Sì, lo odio quando lo vedo fare il cretino con le ragazze. Mia, per favore, non puoi stare male per lui. Ehi, che cos'è questo fumo? Puedes sin algún riesgo. Deja girar a tu cabeza. No la detengas, tiene algún riesgo. Deja que grite, que ruja, que llore. Deja que pase, que todo pasa. Cuando esté calma, cuando esté quieta. Cuando esté en mi cara y tanta mierda. Vas a salvarte, vas a estar libre.